Voi siete i fiori di primavera del dopoguerra, lavorate per la pace tutti insieme. L'ultimo appuntamento di Papa Francesco a Sarajevo, quello con i giovani nel centro diocesano Giovanni Paolo II, è stato scandito dalla gioia e dalla spontaneità. I ragazzi della Bosnia ed Erzegovina hanno accolto il successore di Pietro con canti e balli, declinando le attese e le paure per il futuro con le testimonianze di alcuni di loro. Il pontefice li ha rassicurati e incoraggiati, abbandonando il discorso ufficiale e rispondendo alle loro domande. In un mondo dove non di rado i potenti parlano di pace ma poi vendono le armi, Papa Bergoglio ha chiesto ai giovani di non essere ipocriti ma onesti, di costruire ponti, intessere relazioni di fratellanza indipendentemente dal credo religioso. A questa prima generazione di uomini e donne nati dopo la guerra nei Balcani, il pontefice ha chiesto di camminare insieme perché solo così si costruisce la vera pace. Rispondendo poi a una domanda sull'uso della televisione e dei computer nell'era moderna, Papa Francesco ha chiarito che pur vivendo nel tempo dell'immagine non bisogna mai perdere di vista i veri valori e non bisogna perdere la propria dignità coltivando fantasie che uccidono l'anima.